Siamo ragazzi. Pro, pro, pro. Siamo No. pro, pro. Ok, allora ragazzi, intanto vi do il benvenuto su Momenti Mars. Oggi portiamo Project Hospital. Perché diciamo che ogni tanto lo vorrei portare perché è un gioco che a me piace molto, è molto simulativo. Allora, magari farò un piccolo riassunto qua della situazione perché questa è già una partita avviata. Avevo già fatto un piccolo gameplay, anzi, avevo fatto delle live in passato su Twitch, però non le avevo postate su YouTube. E tipo una settimana fa avevo fatto un gameplay veloce di 20 minuti postato su YouTube per fare un po' il quadro generale della settimana, diciamo del gioco più che della settimana. E quindi se volete rivederlo su YouTube c'è comunque. E il gioco molto, a me piace molto perché è molto, molto realistico. Qui abbiamo il reparto del pronto soccorso che è giù, però. Ok, qua ci sono tutte le stanze, tutte le sezioni, laboratorio, sala, diciamo, della pausa, sgabuzzino. E abbiamo vari settori. Ok, aspettate un attimo che mi è arrivata la notifica. Ed è molto molto realistico. Qua praticamente è il pronto soccorso. Diciamo, i primi medicamenti si fanno qua. Qui diciamo ci sono le prime visite. E se il paziente non ha grandi cose, lo curiamo direttamente. Questi sono tutti, diciamo, dottori di medicina generale. Quindi, Alessandro, grazie per il follow. Anzi, per la sub, grazie mille Alessandro. Allora, diciamo che questo adesso vi faccio vedere nel dettaglio. Per esempio, Diana Lombardi ha o l'omnicomicosi o il piede dell'atleta. Quindi ha lo scolorimento, che diciamo una delle patologie più semplici, ha lo scolorimento delle unghie fragili. E ispessimento delle unghie ed è una malattia, è un fungo fondamentalmente, non è una malattia, è un fungo reale che esiste. E lei è già stata visitata, ha anche un altro sintomo nascosto, ma infatti dal 54% dell'onicomicosi e il 46% del piede d'atleta. Se noi scopriamo anche il sintomo nascosto, praticamente noi scopriamo tutto, cioè abbiamo la certezza, però io vedo che lei ha già fatto esame fisico e sta aspettando la cultura fungina. Praticamente il laboratorio che è questo, uno dei due, vedete che c'è il simbolino di lei perché sta facendo l'esame suo. Ci metterà un po'. Ovviamente, per esempio, lei, un paziente sta collassando. Oh, attenzione, Barbara Rossini, cos'è la signora Rossini? Peritonite primaria. Shock asettico, asettico era meglio. Complicanze pericolose di infezioni che possono danneggiare sistemi multipli organi causando dell'arresto cardiaco. Perché non è cardiaco, multipli, quindi può essere di vari organi. E c'è vomito, stanchezza, febbre, diarrea. Più quattro sintomi nascosti, ma quindi potrebbe anche non essere la peritonite. Perché a volte sbagliamo anche sintomi. Ci deve 3.200 dollari. E adesso lei dov'è? È svenuta nel letto? È morta? È scioccata nel letto? Ma chi è lei? Perché gli fa le domande? Ragazzi, intervenite. Shock settico. Cioè, sta per morire, credo. Ragazzi. Vabbè, se ne occuperanno, eh. Tanto qui siamo al Fate Male Bambin Gesù. L'ospedale si chiama Fate Male Bambin Gesù e quindi, anche se ci scappa qualche morto. Ah, la stanno portando via. Aspetta, aspetta. No, ha fatto la finta. Ah no, ma è lei. Allora, ok. La porta in terapia intensiva. Qui abbiamo anche la terapia intensiva, ragazzi. Siamo organizzati, però abbiamo solamente tre letti perché costa un botto la terapia intensiva. Ok,
Qui manca la parete, non l'ho messa, ma tanto vedo che se ne fregano. Manca, vabbè, anche, mancherebbe anche il secondo, il primo piano qua. Diciamo, vabbè. Allora, è stata messa in terapia intensiva. Qui c'è, devo ancora fare palpazione addominale, che mi sembra un po' tardi per farlo. Esame fisico, esame del sangue, CRP, test della proteina, C-reattivo metodo diagnostico basato sulla concentrazione di misurazione rapida del test del sangue della proteina menzionata, che indica la presenza di vari problemi o malattie. Famolo. Poi bisognerebbe fare campionamento microbico, non so perché non glielo fanno. Non disponibile laboratorio in questo reparto, giusto, perché ogni reparto deve avere il proprio laboratorio. E io qua, in questo reparto qui, non si vede, non ce l'ho. Però scusa, io il laboratorio non è questo. Questo che il laboratorio è allora? Dovrebbe funzionare per tutte e due. Lavoro basso. Lavoro notturno nessuno. Carico di lavoro basso, basso, ok. E questo dovrebbe essere il laboratorio di terapia intensiva. No, è di chirurgia. Quindi manca il laboratorio di terapia intensiva, allora. Ma c'è? Non c'è, scusi, no. E questi sono tutti i prefabbricati che possiamo fare per terapia intensiva. C'è l'ambulatorio medico, ambulatorio infermieristico, l'RTI e l'RTI più grande. L'RTI è questo, che porta terapia intensiva. E quindi non c'è laboratorio. Lo fate qua. Va bene. Vabbè, comunque questo ci torniamo dopo. Allora, dicevo ragazzi, questi praticamente sono 5 medici di medicina generale. Se loro hanno cose semplici, tipo lei sta aspettando il campionamento micrologico, ma non è microbico, micologico. Già, io leggevo questo piccolino, cioè quello grande in basso. Microbico, dei microbi, micologico, dei funghi. Può essere, non lo so. Va bene, comunque sta aspettando. E va bene, trattamenti disponibili, la pomatina e vaffanculo. Vedi, onicomicosi 100%, perché ha fatto l'ispezione fungina. E questa praticamente, gli diamo due pomate e una pedata nel sedere, e ci da, però ci dà 180, ovviamente. Però ci siamo sbrigati rapidamente. Altra, la Barbara, questa c'è crepa, eh. Io ve lo dico, questa c'è crepa. Deve fare la chirurgia addominale. Che famo, ragazzi? Chi è il dottore in cura? Jordan Miller. Poi ovviamente, ragazzi, anche i dottori. Allora, vediamo un po' qui un attimo cosa succede, perché abbiamo anche il prestigio. Io non vorrei che il prestigio, quando ci muore qualcuno, e arriva anche un'urgenza sotto. Eccolo, va. Un ospedale più efficiente avrebbe gestito meglio la fase. È morto. Ci ha liberato il lettino, però a $3,200 e sparisce. Cosa devo fare, ragazzi? Credo che sia il terzo morto, da quando ho aperto, quarto. Ogni tanto ci scappa il morto. È arrivata anche l'ambulanza, se non mi sbaglio, che verrà portata in questo reparto qua per i primi soccorsi d'urgenza. Ok, qui abbiamo... Ma che cos'è? La tonsillite batterica o la tonsillite virale?
linfonodi doloranti, gola infiammata, tonsille gonfie, febbre, congestione nasale, tonsillite. È sotto osservazione, sta aspettando il test sierologico e coltura microbica. E se vai, ma datigli qualcosa però, no? No? E c'è ancora un sintomo nascosto. Va bene, praticamente questi sono. È la sala praticamente per chi ha qualcosa di un pochino più particolare e sta in osservazione praticamente. Poi se ha qualcosa di grave viene portato qua sopra, che penso che questo, non tutti, perché penso che questo fosse un preoperatorio e questo fosse un post-operatorio. No, lui deve ancora operarsi, quindi questo è un preoperatorio. E questo, solitamente chi viene qui ha bisogno di trattamenti più intensivi e molti dei quali bisogna anche essere operati. Lì è la colcolosi renale, la signora Sara Mantovani, ci deve 1.000 dollari, signorina non crepi perché. Brividi, febbre, minzione dolorosa, dolore addominale, vomito, urine torbide, minzione iperiosa, minzione frequente. Ci vorrebbe la TC, che è la tomografia, ma non ce l'abbiamo perché costano un botto. Fa parte della radiologia, ragazzi, ma costano veramente, veramente un botto ste robe. Quindi, signorina Mantovani, che famo? Osservazione. Esce la calcolosi renale, non la operiamo. Terapia d'onde d'urto, perché dovrebbero rompere i calcoli la terapia d'onde d'urto. Se la gli spacchiamo la schiena, qualcosa rompiamo, signorina, non si preoccupi. E poi che le do? Basta. Qualcosa per la febbre, analgesico, rilassazione. Chi mi ha pagato? Ho sentito un plin. Chi mi ha pagato? Allora, che fa? Perché è arrabbiato? Che le manca? Silvia Sartori vorrebbe avere il morbo di Crohn, rettocolite ulcerosa. Non caga. Intestinale che produce ulcere nell'intestino crasso. Componenti genetiche, ambientali, autoimmuni. Tipanosomiasi americana. A pizzico di. Cos'è? Kangas. Kangas, una grave malattia infettiva infiammatoria causata dal parassita Trypanosoma cruzi. La signorina Cruzzi. La pinzata della Cruzzi, se non trattata, può causare gravi complicazioni cardiache digestive. Quindi, la pinzata della Cruzzi, peritonite primaria, 25% ognuno. Tre sintomi nascosti, abbiamo già fatto già un botto di roba. Ah, io ho notato una cosa, che questo gioco qui non si paga in base agli esami che ti fanno, perché lei ancora ci deve zero, gli abbiamo fatto un botto di esami. Ma ci pagano in base alla malattia che troviamo e ci paga poi quando viene curata. Quindi, più la malattia è grave, più tempo ci vuole, più il guadagno è alto se lo curiamo. Però, il problema qual è? Che più tempo ci mettiamo a trovare la malattia, più perdiamo tempo. Più perdiamo tempo. E questo dipende dal livello, tipo questa va a giro come uno zombie, riposo 0. Margherita De Angelis, specializzando, questa l'ho pagata 3 lire però, che dipende anche dal livello. Abilità, medicina generale, diagnosi e specializzazione in chirurgia generale, perché se no non potrebbe stare in questo reparto, però è una specializzando. Dov'è? Va lentissima perché è cotta come un befanino. C'ha sete, infatti è andata a bere. Però lei di specifico dove mi lavora? Non credo qui, perché qui il lavoro è basso.
Infatti lei è tranquilla perché qui abbiamo due stanze, ma ci sono po pochissime persone qua, quindi non dovrebbe essere un problema. Dove sta andando? Vai a vedere dove va. Ma poi scusa, ma non c'è reparto per la stanzetta per il riposo? Dove va? Allora, va più veloce questa qui che è paziente che è malato che all'utresse. No, invece fa parte di questa stanza qua. È stanca bestia. Sono le 19:20, tanto mo staccate. Però stai a giocare a poker, ho visto, eh? Bravo, bravo. Allora, andiamo a vedere giù. Allora, oggi abbiamo fatto 41 pazienti e due sono andati via perché non ce l'abbiamo fatta e uno c'è morto, quindi anche quello conta. Ma va bene, non fate male bambi in Gesù, capita. Un morto al giorno ci sta, su. Poi adesso inizia il turno notturno. Ovviamente il turno notturno c'è meno personale. Se se ne vanno alle 8, possiamo velocizzare. Qui magari pulite che c'è un po' zozzo. Io ho messo. Che c'è? Sale con lavoro critico 3, ma non mi dici le sale quali sono, io non lo so. Quindi restate così. Allora, il turno notturno. C'è un po', ma c'è sempre un bel po' di pezzi. Ma quanta gente c'è? Ah, si stanno dividendo nei vari reparti. Ci dovrebbe essere un po' meno gente, ci ho messo un pochino più di pulitori perché spero che essendoci meno gente magari puliscano un po' di più. Vabbè che ho messo il corridoio nero perché almeno non si vede meno che sudicio, però è sudicio uguale. E fammi un po' vedere quanta gente c'è. Allora vabbè, questi sono tutti i reparti. Ok, per vedere le persone. No, l'RTI, specializzazioni, albero delle dipendenze. Questo ragazzo non l'avevo mai visto l'albero delle dipendenze. Figo. Allora io volevo sapere un'altra cosa. Più di reparto, no. Codice d'abbigliamento, no. Albero delle dipendenze, no. Assumi dipendenti nuovi, no. No. Volevo vedere una cosa, ma al momento non riesco a vederla. Noi abbiamo degli obiettivi comunque che sono dati dalle assicurazioni. Ah, qui c'è il guadagno. Il guadagno che scade, diciamo, a mezzanotte, cioè il guadagno di oggi. Al momento abbiamo fatto, per quanto riguarda il pronto soccorso, 5.850 meno 3.200, più assicurazione ricoveri 2.000, meno sala ricoveri 2.000, capito, guadagni 2.000 e me levi 2.000. Abbiamo guadagnato 2.400, niente. La sala invece, diciamo, radiografia, meno 353. Poi questa qua abbiamo fatto meno 3.000 di stipendi e non abbiamo curato nessuno. Porca boia, meno 3.000. E invece la chirurgia 6.000 meno 1.000 di stipendi. Vabbè, 3.000 di stipendi è tanto, è come medicina generale, ma ci sono 5 dottori, solamente i dottori quelli di medicina generale. 12.000 di ricoveri però ha fatto, 11.000, quindi ci salva questo. Ma qui abbiamo fatto una tragedia, come mai? Non va bene il rosso così, ragazzi. Totale 39.000, ma no, di guadagno. Totale di cose riferito. Comunque oggi abbiamo fatto 10.000. Poi in realtà bisogna aspettare la mezzanotte ancora, credo, eh. No, mi preoccupa sto meno 3.000, ragazzi.
Allora, vediamo un po' le assicurazioni, volevo vedere. Allora, le assicurazioni abbiamo l'ultimo obiettivo della prima assicurazione che sono... Ah no, obiettivo 8 di 15 in realtà. Quindi curare 50 pazienti al giorno. Noi ne abbiamo fatti 41. Quindi dobbiamo aspettare, dobbiamo arrivare a 50. Poi quest'altro obiettivo 9 di 9, quindi l'ultimo. Raggiunge l'80% di prestigio alla fine della giornata nel reparto di chirurgia generale. Di compensa, il prossimo stagista disponibile, ti dovrebbe dare uno stagista ottimo, credo. Poi queste altre sale ancora le dobbiamo aprire, quindi non possiamo riscuotere i premi assicurativi. E noi abbiamo 52.000, ma dobbiamo dare alla banca, abbiamo un prestito di 60.000, che ci leva 600 dollari al mese. Io per ora lascio così perché noi dobbiamo allargare questo reparto qua. Dobbiamo allargare questo reparto qui, che è quello più che ho visto io costoso. Perché noi abbiamo solamente la radiografia, che ora non c'è, eccolo, per vedere. Abbiamo la radiografia. Allora, ecco, quello che volevo vedere io, dipendente, abbiamo due addette alle pulizie e due soli per tutto il reparto di notte, un po' pochino, un po' troppo poco, ragazzi. Ecco perché c'è sudicio, ce ne vorrebbe almeno 4. Poi abbiamo il reparto di laboratorio, per l'analisi ne abbiamo uno solo. Poi abbiamo due medici e due infermieri perché dobbiamo tenere in osservazione le persone che stanno qui nel letto, che al momento non c'è nessuno, è vuoto, e poi se arriva qualche emergenza dell'ambulanza dobbiamo essere pronti. Comunque anche qua si possono vedere gli stipendi, si possono vedere tutte le abilità, tipo lui è un ricercatore, ma quindi il ricercatore andrebbe qua però. Ti dice il supervisore chi è? Medicina generale, diagnosi, medicina acuti, perché serve la medicina acuti se arriva qualcuno qui di emergenza, e diagnosi avanzata. Poi Paolo Grillo, abbiamo anche Paolo Grillo. Medicina generale, nulla, questa stagista proprio fa veramente schifo. Questa costa 416 al mese o al giorno? Al giorno? Sti cavoli, come al giorno? Cioè, al mese sarebbe un po' pochino, però al giorno sarebbe un po' tantino. Famo almeno la settimana. Non lo so, mi sembra un po' un estremo in tutti e due i casi. Stipendio 128, però questo è proprio... cioè, non vale niente, lo potrei anche levare. E invece qua Paolo Mantovani, cura del paziente 40%, e infermiere clinico specialista 18%, e Giulia Molinaro, ok, anche lei può andare bene. Poi andiamo a vedere al piano sopra, li voglio controllare tutti perché è abbastanza, che qua non mi fa bene niente. Ah, qui abbiamo due dottori. Medicina generale, diagnosi, medicina di terapia intensiva e vabbè. Anestetologia. Mazza, oh, manca il nome. Oh. E qui diagnosi, medicina generale, medicina di terapia. Non me lo fai leggere. Anestesiologia. Va bene, già è andata meglio. Poi cura del paziente e infermiere, cura del paziente. Di notte ovviamente cerco di metterci personale, anche se è un pochino inferiore. Va bene, tanto la notte no, non c'è grande casino. E invece reparto di chirurgia ne abbiamo 1, 2, 3, 4, siamo pieni. Una, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, siamo pieni.
abbiamo queste Tommaso Esposito biochimica che sta in questo reparto che dovrebbe essere tipo cardiologia, roba del genere. Sì, infatti lui è cardiologo. Poi abbiamo lui, carico di lavoro medio e notturno basso, quindi basso, medio, critico, ecco qua, questo è un critico. Quindi questo bisognerebbe farne un'altra stanza per questo reparto qua. Filippo Grillo, che deve essere il parente di quello di prima, è in eco, però 1% solo, quindi lui non è assolutamente bravo, però essendo notturno ci può anche stare. Più che altro servono perché se succede qualcosa. Poi abbiamo quest'altri qua, questi dottori qua, anestesiologia, porca boia. Poi, ok, vanno bene questi. Chirurgia, ok, questi servono per quando si deve operare e può succedere che bisogna operare anche di notte. Quindi ci devono essere. Questa non me la dà perché c'è qualcosa che gli dà fastidio. Niente, sta lì, vai. E poi gatti, signorina gatti, biochimica, ok, 80%. E altri dottori. Questo è un impiegato. Ah no, ma come impiegato? Questo è malato, che è impiegato? Si chiamano impiegati adesso i malati? Ah no, è il lavoro suo. Lui fa l'occupazione impiegato e occupazione insegnante, cederare 1.800 e 3.200. Ragazzi, non lo famo morire perché poi andiamo in rosso, eh? Allora, quello che voglio fare io è aumentare il reparto di radiologia, perché ci abbiamo solamente questo reparto qua, cioè per le radiografie base. Ci manca tutto il resto, perché costano un botto. Abbiamo la GIZ, dobbiamo fare il CAG, che non è una brutta parola, il TC e l'MRI, e costano, il CAG costa 34.999 perché ci hanno fatto un dollaro di sconto. L'angiografia coronarica, ma non leggo neanche le robe semplici. Coronarica è una tecnica medica chiamata anche arteriografia, che visualizza i vasi sanguigni degli organi del corpo. Non ci ho capito una ceppa, però va bene. Poi la tomografia, ma non era la tomografia quelle delle cartine? No, stradali. La computerizza, computerizzazione, non lecco neanche queste robe. Computerizzata è una tecnica diagnostica per immagini che crea immagini dettagliate senza voce oggi, organi interni, tessuti e vasi sanguigni, oppure 59.999, ma mi pigliano per i fondelli, 59.999. L'imaging a risonanza magnetica crea immagini dettagliate del corpo utilizzando la tecnica del campo magnetico e delle onde radio. A me mi chiedono parecchio sia il CIG sia l'MRI, però ci abbiamo 52. Poi tanto se faccio questo qui mi chiedono il TC, se faccio il TC mi chiedono questo, se faccio questo mi chiedono tanto, va sempre a finire così. Io farei questo però intanto, che è quello che costa meno. Sperando che, ma poi sarà che me lo chiedono veramente? 44 TC, cos'è che mi chiedono? Facciamo questo, non lo so. Mi ispira di più. Allora, io lo faccio qua perché vorrei farlo tutto sullo stesso piano. Però bisognerebbe fare anche la sala d'aspetto a sto punto. Ok, quindi io qua devo aumentare un po' le fondamenta, che anche questo c'ha un costo. Allora, mi devo ricordare anche un po' dove sono le cose perché è un po' che non ci gioco. Poi mi scordo facile. Le fondamenta erano qua, ok. Vediamo quanto si spende se faccio così. Dov'è il prezzo? 8.000, noi abbiamo 7.000, ma perché tutto sempre per un capello mi manca
7.000, io spendo 7.600 l'ora. Mi fai fare... No, però aspetta. Da qui, eh. Posso? Allora, poi chiudiamo. Poi in realtà va ampliato, fino a qui io posso ampliarlo. Però non ho i soldi. Mettiamo questo, va, che è il solito. No, è un altro colore. Vabbè, senti, accontentati, un po' misto. E qui poi si allungherà, ci si metteranno anche gli altri se c'entrano, che c'ha e se c'entrano. E qui ci verrebbe la sala d'attesa, però io adesso non ho spazio. Poi ci vuole il personale, notturno e diurno, ma no, facciamolo solamente diurno, chi se ne frega del notturno. Deve essere biochimico pure e radiologo. Non solo radiologo, non gli bastava. Costano un botto questi. Lui è, chi è? Da Gatti? Ma qui c'è tutta la famiglia. Gatti, Grillo. C'è tutta la famiglia. Allora, biochimica 40, radiologia 33. Ovviamente più è bassa percentuale, meno sono bravi, più ci mettono tempo a fare le cose. 39 anni, 35, 36, 38. Vabbè, io prenderei questo, sennò lui 2,15, c'è il 25% però il signor Palmieri, il 28, ma io piglio i gatti di giorno, eh. Di giorno, che dobbiamo essere più operativi, prenderei lui. Perciò c'è il parente, quindi lui adesso arriva e se ne va, perché non è il turno suo. Oh, te ne vai? Di giorno, no di notte, vadi, vadi, che poi deve rientrare. E di notte io non so se sta gente qui c'ha bisogno. Non c'è nessuno. O sono a spasso o non c'è nessuno. Non c'è nessuno. C'è su qualcuno che deve fare qualcosa? Ma se è pieno pure qua. Lei cosa deve fare, signora Costa? Facciamo il giro dei pazienti. Mazza, tutto si è preso. Che c'era lo sconto? Li davano gratis, signorina? Si è preso tutto? Allora, c'è la gastroenterite batterica. Cara signorina, ci dà solo 300. Tutto quello che si è preso, si è imbottita come non so cosa. Febbre, batteri, gonfiore, diarrea. Vabbè, lei è tranquilla comunque. Poi il signor Maggi, come va signor Maggi? Cosa? Calcolosi vescicale, urine torbide, disuria. E non so che cos'è il signor Maggi, la disuria. Mi dispiace, devo ancora specializzare nella disuria. Menzione frequente, rilevate i calcoli alla vescica. Lei deve... Lei l'eco l'ha già fatto? Ma l'ha già fatto o no? Non si sa. Può darsi domani, perché oggi non c'è, stanotte non c'è nessuno. Allora, va bene, intanto lei deve fare l'itrotripsia ad onde d'urto. E ci deve dare 4,80, va bene. Poi qua. Ma siamo un po' al buio, qua, mi sbaglio. Morbo, signor Marini. Lei, signor Marini, potrebbe avere o il morbo di Crohn, o la peritonite primaria, o la rettocolite ulcerosa, o i calcoli della cistifellea, un po' tutto. Quindi, ecco, lui deve fare il TC. C'è il TC, quindi se noi mettiamo... Ora lui non lo farà perché non c'è nessuno, però noi se ne mettiamo anche uno scarso, non importa che sia bravo. Almeno che qualcuno non... Lei dove sta andando? No, non gliene frega. Magari ci andava lui al posto. Allora, noi prendiamo uno scarso che faccia il notturno.
altro gatti. Vedete che qui c'è tutta la famiglia dei gatti qua. Gatti mi costi 2,80. Sì, dai, questo è 2,15. Però questo è nettamente più scarso nella biochimica. Però c'è un pochino più di radiologia. No, prendiamo palmieri, via. Vari palmieri, mi dispiace per la famiglia gatto. Ecco, adesso lui. Gliel'ho assunta apposta, signor. Non mi ricordo il nome. Dov'è? Dov'è? Signor. Ah, anche la Mantovani, signora Mille, signora Mantovani. Lei potrebbe avere la calcolosi renale. Vada a fare l'ATC anche lei. Tutti a fare l'ATC. Aperto reparto. TC omaggio per tutti. Vada anche lei TC, non so cosa, non me frega. Vacci anche lei TC. Qualcun altro a fare ATC? Lei? Lei? Vadi lo stesso, anche se non ha bisogno. Lei deve fare l'operazione. Vada a fare l'ATC anche lei. Tutti a fare l'ATC. Qualcuno? Niente, lui è già stato operato. Bene, sta prendendo gli antibiotici, gli antidiarroici, antipretici e ricovero. Vabbè, ricovero nel reparto. Questo è stato già operato, 3.200, sì, ma 3.200 io vedo che è il massimale, nessuno sgancia di più. Vabbè, la mancia, non si usa la mancia? Famo 3.500, 300 centina di mancia. Allora, io voglio vedere la gente che va, questo vuol fare anche l'eco, TC, questo deve fare tutto. Ma gliele famo le robe a sta gente oppure siamo totalmente assenti qua, non facciamo niente di notte. Io capisco che c'è un po' meno personale, ma un po' meno. Qualcosa ci dovrebbe essere. Vada a menzionare, signorina. Mi si stanno a fare niente. Oh, io ho fatto la TC per tutti, ma nessuno ci va, com'è? Questa che fa? Cosa sta facendo in piedi? Ma ah, no, c'è uno dentro. Non l'avevo visto. Oh. Moretti. Contusione renale, infortunio alla schiena, nausea, un sintomo nascosto. E abbiamo trovato il sintomo nascosto, che era il trauma renale. E minchia, cioè il più banale è quello nascosto. Se c'è una contusione renale, c'è anche un trauma renale. No? Medio, cos'è medio? Disagio? Quindi, cure d'emergenza, mai dire anche di sì. Mettiamo anche la nutrizione EV, indovena. Indovena. Va bene, quindi da su devono andare giù, poi vanno riportati su. Forse era meglio se li facevo su tutte queste robe qua, però ormai è andata. Tanto tutti gli ospedali sono così, quindi va bene. Andiamo avanti veloce. Sì, però ci sta un'ora e mezzo. Ok, gli stanno piano piano. È lunga attesa per una visita, ho capito. Uno ce ne stanno, no 20. Piano 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 piano. Questo ci mette 2 ore e mezza per farne uno. Lui c'ha il signor Caruso, pancreatite, due sintomi nascosti, dolore addominale, indolenzimento, brivido, tachicardia.
Poi ci dovrebbe fare il prelievo del sangue pure, ma vediamo cosa gli scopre, se gliele scopre tutte e due. Oh, ma è possibile. Antiaritmitici. Porca boia. Meno male mi sono laureato in medicina, ragazzi. Per fortuna. Antiaritmitici. Non mi veniva. Massa e fatica. E bisogna essere esperti. Ma hai fatto? Perché entri di. Nei muri. Allora, va bene, lunga attesa, piano piano. E ha trovato tessuto pancreatico infiammato. E poi bisogna fare il prelievo, fammi la palpazione. E poi lo manderemo a, non so, c'è da operarlo? Non credo. Raccolta feci. Che palle, ma ce la fai proprio lutto, sta gente. Allora, va bene, io direi che tanto che tutti hanno il TC, anche te, vai, vai. TC, TC. Lunga attesa. Ah, scusa, prima non c'era, non rompivi le palle, non c'era. Ora che c'è, rompi le palle perché c'è lunga attesa. Semplicemente, dovresti essere contento, scusa. Ora che c'è, stai scassi le valvole perché devi aspettare. Prima ci morivi perché non c'era. Insomma, dai. Andiamo avanti veloce. Tanto vediamo, mezzanotte è passata. Vediamo. 10.750 alla fine. L'unico problema è che radiologia, vabbè, meno 353. Però serve, perché ovviamente la radiologia in sé non cura. Sì, ascolta, se non ti va bene, cioè fate bene fratelli, ci andate, che fate male bambi in Gesù. L'unico problema è che è in grossa perdita questo. Va bene, tanto loro vanno avanti. C'è un po' di cose che non tornano, ma va bene. Fanno quello che devono fare piano piano e poi quello che fanno la sera lo fanno e passeranno la palla a quelli del pomeriggio. Lui è lento come non so cosa. E poi non è scarsissimo. Allora questo alle 8 finisce il turno, se non si muove, dove va? Carico sala, sale inattive 12, sale con lavoro critico 4, uno sarà questo sicuramente, meno 2000. Come meno 2000, ragazzi? Azzo. Ma veramente? Meno 5.000. Vabbè, ma scuse. Ah, ma è oggi. Ma scuse, ma io fino a ieri, cioè fino a mezzanotte, non guadagno 10.000. Sono le 7, sono a meno 5.000. Ma perché la notte è un devasto allora. Mi ha spaventato sta cosa. Dove vai? Oh, l'ho lasciato dentro. Ah no, va finito allora. Ecco, è arrivato il turno della mattina adesso, del pomeriggio, mattina, pomeriggio, sera. Andiamo con calma, perché qui siamo in rosso a bestia, ragazzi. Ah no, ora siamo a 6.000. Cioè il cambio qualcuno ha pagato allora. Chi è che ha pagato? È andato via allora.
Cioè, il cambio della guardia ci ha fatto guadagnare. Vabbè, non so. Ecco l'ambulanza. Dove va? Ah, posso arrivare perché qui è chiuso, giustamente. Sangue, va bene. Barbieri, questa ci deve già, appena entrata ci deve 2760. Mi piace signora Barbieri. Non, lacerazione renale. Questa come si affaccia all'ospedale già ci deve 2760. Tre sintomi nascosti: infortunio alla schiena, ferita aperta, shock ipovolemico. Che sarebbe? Soppresso. È morta? Condizione pericolosa causata da insufficiente flusso sanguigno. Allora faremo una trasfusione di sangue, bravi. Cure d'emergenza. E operazione chirurgica, ma... fast. Famo sto fast. Famo sta eco. Famo la palpazione. E se non ci crepa sotto le mani? Spero di no, perché ci deve dare un bel po' di palanche. La medicina generale, vabbè, qui tutta roba al momento semplice, almeno che no. C'è questo Moretti, però non è messo bene. Sindrome da soffocamento cronico. Infezione microbica polmonare e mononucleosi infettiva. Sti cavoli. Sudorazioni notturne, debolezza, stanchezza. Beh, per il momento se la cavano. Questa è la reception. Qui dovrebbe essere tutto mediamente tranquillo. Letti sono vuoti, bene. La signorina... ma questa non aveva insufficienza di flusso. Con tutto il sangue che perde, guarda. Dovunque è passata perde sangue questa. Questa è lei o è un'altra? No, ci deve 1000, non è lei. Io li riconosco dal prezzo. Ma guarda, qui basta seguire le tracce di sangue. Eccola! È lei! Esame, fate tutto e muovetevi, perché questa... Ma scusate, eh. Dice insufficienza flusso sanguigno. Meno male. Era insufficiente. Ma se la dorme, ferita aperta. Però dobbiamo fare un cincinino alla svelta, ragazzi. Chirurgia addominale subito. Questa ci muore, ragazzi, eh. Non perdiamo tempo. Qui c'è già uno sotto. Giovanni Castelli. Giovanna Castelli, fistola intestinale. Vabbè, la stanno... finita? No, stanno partendo ora. Vabbè, allora lei l'opereranno tra 10 ore. Che ci vorrebbe un paio di sale mediche qua. Che ci mettono tipo 1 ora e mezza per una persona. Il problema è che poi ci vuole un'altra sala chirurgica, poi ci vogliono gli altri reparti, perché per tutti i dottori sono in 20.000 qua per fare un'operazione. Quindi ci vogliono il doppio dei dottori dopo. No, Barbieri, no, no. No, no, signora, no, lo sapevo io. Ma che gli sta a fare quel pazzone che sta a morire? Lascia fare. Operare, operare. Questa ci muore. Portatela nell'RTI subito. Questa la porta subito in RTI. Questa non ci arriva a fare l'ecografia. Il speciale. Tanto sono sempre quelli che ci devono andare. I soldi che crepano, no? Ma guarda, lavori. Basta! Ma la volete operare? Questa non è... Oh,
Cioè, capito, ma le priorità non ci sono qua. Madonna, lavori questa. Priorità a lei, come io voglio dargli la priorità a lei? Urgente, chirurgia, subito, priorità. Come faccio a dargli la priorità? In un altro ospedale. Questa sarebbe meglio andare in un altro ospedale. E questa, la prossima volta si sente male. Cioè, la trasfusione pure il sangue. Voglio dargli la priorità a lei. Posso? Fischiare dei sintomi. Diagnosi possibile. Vuole dargli la priorità. Allora, non può essere pianificato o cancellato. Un altro, chi è? Chi è? Una O! Basta, quanti sono? Ma perché? Ferma tutto, fai troppo casino. Allora, Elisabetta Nordi, salmonellosi, amebiasi e causata dal etamoeba. Etamoeba. Istolica, l'infezione si diffonde attraverso l'acqua o il cibo contaminato dalle feci. E che te si è mangiato, scusa? Il morbo di Crohn? Il morbo di Crohn c'è come il prezzemolo, c'è un po' leve e tutto. Gastroenterite batterica, retticolite ulcerosa, giardiasi. L'infezione di giardia è una delle più comuni infezioni intestinali trasportate dall'acqua. La giardiasi può essere trasmessa anche attraverso il contatto personale attraverso il cibo. Vabbè, allora, noi l'è svenuta. Facciamo tre sintomi nascosti, potrebbe avere di tutto e di più. Campionamento, il TC che è di moda. E prelevo sangue, però va messa da qualche parte. Elevata dipendenza assistenziale. Oppure il centro traumatologico. Ma io la metto qua, vai. Dov'è quell'altro che c'è un altro collassato? Dov'è? Questa ride. Ce n'era un altro. Allora, lui è stato operato. Giovanna Castelli, 5.000, no, 2005, non 25.000. Ero già contento. Mamma mia, che casino. Dai, la operate subito. La vorrei, non c'è in programma, in attesa dell'equipe. Bisognerebbe avere il doppio dell'equipe. Oppure due sale operatorie. Ah, lui direttamente reparto terapia intensiva, eh? Oggi è una giornata un po' di cacca e ancora non è morto nessuno. Ma letti qua sono vuoti? Chi è che corre? Che è successo? Che succede? Basta seguire la scia. Successo. Anche questo deve fare l'operazione. Troppo casino. Allora, per curiosità, quanto costa un'altra sala del
chirurgica. Vediamo un po'. Vediamo un po' dov'è. Cardiologia, ecografia, sala operatoria 25.000 o 9.500. 9.500. No, ma questo che cos'è, scusa? No, sala operatoria 25.000. 25.000. Troppo. 25.000 più il doppio dei dottori anche. Però si potrebbe mettere qua, per quello vedremo. Tanto i soldi non ce l'abbiamo, ragazzi. Andiamo 13.000. Sono questi qua in basso. E allora, tanto vediamo giù. Qui un altro. Nardi. Ah, è quella di prima. Così se ne arriva un altro in crisi ci occupa la sala. Si leva, si sposta, la porta su e non se ne parla più. Marini, che cos'ha? Frattura, 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 frattura da Gix, ok? E il Bassi qua, signor Bassi, contusione o frattura della caviglia. Io ragazzi c'ho tutto, mi sono rotta la caviglia io pure. C'ho tutto, mi manca nulla. C'ho fratture, roccaviglie, tutto, tutto. Che è? Perché se ne vanno? Ah no. Dai, quell'agnocomicosi qua. Lei aspetta sicuramente qualcosa, dolori muscolari, dolore alle orecchie, non sentite virale, 10 sintomi nascosti, vabbè, qui devo ancora parlare col medico. Quei 5 medici sono anche troppi secondo me, perché sono le 11 e non c'è già più nessuno. Non è che qui stiamo a regalare i posti di lavoro, eh? La Nardi a tutte le parti, oh, dove mi giro, prima era qui, poi è andata su, poi è ritornata giù. Vabbè, la Nardi. Lei ancora? Ragazzi, la operiamo? Casa cacchio state facendo? Ferita aperta. Troppo, troppo lentamente così. Dove sono tutti gli altri? Perché non operano? Io non posso chiedere neanche prestito alla banca perché abbiamo già un debito di 60.000. Quindi non è che posso dire faccio un altro reparto, un'altra sala operatoria al volo. Dov'è? Moretti, un altro che si augura? No. Lui sta in cura. Ma alla fine dei conti, chi è che. Quando è che pagate? Chi è che paga qua? Accesso. Terapia ossigenatoria. Incisione e drenaggio. Ho fatto anche l'incisione e drenaggio. Tutto fatto. Il drenaggio perché collasso alveolare. Io voglio vedere lei, me la devono operare, voglio la priorità su di lei. Inutile sta a fare questi esamini qua, non servono a niente. Attivo, terminato, perché non può essere pianificato? Non capisco, voglio che. Vai! Dov'è? Dov'è andata? Te, qui! Te, qui! Ehi! Io non so, posso provare a prendere più personale.
per quanto riguarda la chirurgia, ma se no c'è quattro infermieri. Chirurgia medica. Chirurgia medica. No, questa non ci dice però, ragazzi. Receptionist no. Quindi questa se può licenziare non ci sta a fa niente. A casa. Quindi se manda a casa. Chirurgia medica 198 202 mi serve più con va bene questa. Ok. Poi dottori dell'elite, dottori da solo, sono scappati. Ok, sala operatoria, chirurgia generale. Sala operatoria, chirurgia generale. Non lo dirò mai. Anestesiologia, ho detta. Ok, quindi ci vorrà un altro 683. Quanto cazzo costano? Chirurgia operatoria. Un attimo, chirurgia operatoria, chirurgia operatoria, quindi famo 2 e 2. Però questo è solo il triplo, ammazza questo. Ok, non ho visto quanto costa, forse è meglio così. Quindi 2 e 2, 2 e 2. Però non bastano perché se erano 3 e 1 vuol dire che ce ne vogliono altri 2. Quindi devo fare un altro reparto, mannaggia. Per i medici. E anche qua. Vediamo un po'. Lei. Infermiere clinico specialista. Clinico specialista, cosa vorrebbe dire? Che ho fatto? È successo? Dov'è? Clinico specialista è in grado di rilevare l'aspetto dei sintomi del paziente. Vabbè, ci si può anche lasciare. Però mi serve un'altra stanza per i medici o una stanza più grossa. Vediamo un po'. Stanza medico, infermieri, postazione medica. Questa è quella piccola. Quindi ce ne vorrebbe una grossa. Però non posso star levare tutto io. Potrebbe andare qua, però va preso le fondamenta vanno prese. La possiamo pure mettere qui, però ci costa. Andrà a finire? E poi ci serve la sala operatoria pure. Chirurgia generale. Ci costa 5.000 quello piccolo. No. Cazzo della fine. Allora, ambulatorio grande medico 5.5, mentre il piccolo 4.5. Minchia, per 1.000 ho fatto quello piccolo. 5.5. Va fatto. Va fatto per forza. Ce ne vanno 6 adesso.
Quindi a regola ce ne vogliono altri due, minchia 600. Ma sei impazzito? No, 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 ma che 600? Io vado rovinato, eh. Vado rovinato, ragazzi. Io vorrei che la usassero perché la... ma lei è andata via. Vai via, t'ho detto, fora! Licenza, sta sempre lì. Ok, questa va bene. Vai via, no? Io vorrei o che la utilizzassero più spesso, quindi fare più dottori, oppure farne addirittura un altro proprio intero, a costo di fare anche un'altra stanza infermieri, non mi interessa. Però se aspettiamo troppo la gente ci crepa, poi questa non ci paga. Oltre che vabbè calare di prestigio. Però non possiamo fare un'operazione ogni 20 anni. Ma l'ha fatto tutti! Ma lei! Lei è urgente, c'ha una ferita aperta! Ma siete duri! Chi è questo adesso? Gianni Marini! Però ci paga di più, aspettate un attimo. Avete ragione voi. Va benissimo così. Peritonite primaria. Oh. 100%. Però vabbè, comunque io rimango della mia che lei. Essendo in terapia intensiva, è in attesa di essere operata da libera. Però intanto fategli gli altri esami allora. Non fate un cavolo. Dov'è questa? Nel parcheggio e se ne va. Vabbè, oh. Questa è già tutte e due i piedi e un braccio nella fossa, eh. Io vado rovinato, ve lo dico. Qui non c'è nessuno, ragazzi. Siete in troppi, secondo me. Infatti lei non è affatto stanca. Lui un pochino. Lui un pochino. Comunque c'è uno che non lavora, questo è stanco e questo è cotto. L'altro. Chi è? La signora 27, signora Barberi, questa. Ascolta, la mandiamo in un altro ospedale. Dov'è? Via. Ah, mandiamo in un altro ospedale. Perdiamo i soldi, se no famo una morta al giorno, io non ci ho voglia, eh. Su, mandatela a casa, tanto siete incompetenti. Li vedo io. Questa c'ha una ferita aperta da qui a qui, stanno a operare la gente meno. Via, via, un altro ospedale. Ma l'ha curata almeno? Ecco, ma questo va a prenderla. Dov'è l'ambulanza? Già arrivata. Questa se la va a prendere, così cavoli vostri. E si poteva curare questa, non è che non si poteva curare. Stanno lì mesi e mesi. Questa c'è la fistola. Va bene. Andiamo a vedere, voglio vedere che la prendono e la portano via. Non ne voglio più sapere. Con calma, eh. Questa è anche mimetizzata col pavimento. Dove cuore questo? Dove va? Che fa? Ma non c'è nessuno qui, ma dove corre? Oh! Ma è scemo? Non c'è nessuno! Vai! Puppatela voi sta rogna! Via! Non c'è nessuno qua! Questa allucinazione!
che cos'è? Ulcera peptica e infezione di H. pylori. Eruttazione eccessiva, gonfiore, iperacidità, due sintomi nascosti. Raccolta feci, gastroscopia, vabbè. Sembra un po'. Ma sì, via. Un po' leggermente noiosetta la gastroscopia. Ma che è che piscia sangue così? Chi è? Diagnosi complicata, potrebbe avere calcolosi vescicale, calcolosi dell'utero e calcolosi renale. E vai, campionamento urine e TC, vai. Complicata, ragazzi, se è complicata questa, chiudiamo, eh. Quattro persone in attesa. Che pisce sangue così? Ma questo allora, scusa, c'era il dottore qua, aveva predetto il futuro, che stava parlando con una persona invisibile e poi è arrivata, trasportata all'ambulanza. E qua, peritonite, signor Giovanni Marini, shock settico pure questo. Mi raccomando, operiamolo tra 70 anni, eh? Famo come quello di prima, così perdiamo anche questi soldi qua. Andiamo a rimuoverci, eh. Ma quanti siamo a pulire qua? Due. Almeno, siamo almeno in quattro a pulire. Qui corri di qua, corri di là. Sta gente sballottata. Chi è? Che fa? Che c'ha? Un sintomo nascosto, fanni l'eco, vai. È stressante questo gioco, eh. Marini, operiamolo abbastanza velocemente, ragazzi, su. Su, su. Tutta sta gente a giro. La Rinaldi, ancora un sintomo nascosto, vabbè, pensateci voi, non posso dire più niente. Comunque da quando ho messo questo c'è sempre gente dentro. Vabbè che la ordino a tutti, però. Bene, dobbiamo mettere ancora due di sale per radiografia. E non ho messo manco la sala d'aspetto, oltretutto, già. Mi sono pure scordato. Ma se io faccio così... Terreno... Posso? Quanto mi costa? 5.000. Poi facciamo... così... Questo si leva. Questo si leva. E poi qui continuo a metterci gli altri quando ci avrò i soldi. E poi bisognerebbe fare una piccola sala d'aspetto. Intanto mettiamo... No, questa no, perché sembra quasi l'entrata principale, che non è... Vorrei mettere una piccola sala d'aspetto per quanto riguarda la radiografia. Vedi, ci dice tutto quello che ci manca per questo reparto qua, però non essendo un reparto completo, perché in realtà l'ho fatta mista al pronto intervento, però la sala d'aspetto la facciamo. Allora, com'era? Non mi ricordo. Fammi un po' ricordare. Quello
corridoio va bene. Sala d'attesa, che in realtà ce n'è già una. Però ce la fare prima il corridoio. Il corridoio, se noi lo continuiamo così. Perché poi ci vanno anche le altre. Allora, vediamo un attimino le altre come potrebbero, anche se non le faccio adesso, per vedere. Ci manca la MRI e il CAG. Questo va così e questo non c'entra però. Ma no. Quindi poi ci si metterà o questo o quell'altro, o l'MRI o questo qua, uno delle due, che tutti e due non c'entrano. Poi il corridoio ci vuole fino in fondo. E allora si potrebbe fare che la sala d'aspetto si fa qua e qui si lascia libero. E poi quando allungheremo magari quest'altro la faremo qui accanto, quando ci allargheremo la facciamo qui accanto. Beh, è un po' bruttino perché in realtà è un po' sparpagliato. Quindi la sala d'aspetto vediamo un po', poi si può anche fare momentaneamente, poi si cambia, eh? Corridoio, toilette, sala d'attesa. Perché o si fa qui piccolina, ma secondo me viene brutta. Oppure si fa così e poi si addobba. Si fa bianco perché ognuno c'ha il suo colore. Beh, è proprio piccolina, fa proprio schifo però, eh. Tacci sua. La facciamo così e basta. Poi pavimentazione, qui sempre nero. E qui la facciamo uguale di questo colore qua bianco, quei quadratini, no, viene bianco e basta. Ci vengono quadratini. Quadratini blu. Come l'ho fatti i quadratini? Così? Può essere? Vabbè, oh. Brutto come il peccato, però almeno fa schifo. Ma fa schifo, ma non è neanche in direzione. È isolato. Vabbè, poi lo modificheremo, eh. E l'ho fatto proprio perché se qualcuno ha bisogno si mette a sedere un attimino qua e aspetta. Mazza, che zozzeria. Allora, qua siamo a posto, non c'è. Questo dove va? Ferito. Ha già fatto? Terminato, ha fatto tutto, ha pagato? Ma non ha pagato! Ha pagato o non ha pagato? I soldi, signorina! Ma quindi manda già curata a casa. Quindi ci ha pagato. Ha fatto tutto. Spero che non ho sentito il pling. Se non sento il pling. Questo che è un altro? Sartori 3002. Ma c'è ancora due sintomi nascosti. Diarrea, stanchezza, dolore addominale, febbre e batteriemia, invasione del flusso sanguigno da parte dei batteri. Però ragazzi, ce la fa ancora l'analisi del liquido spinale. Perché fammela sulla rovescia? Perché operiamo prima di. È un dramma, ragazzi, perché se sbagliano. Allora, se te fai una diagnosi e la sbagli,
non succede niente, il paziente se ne va, può ritornare. Ma se te operi e sbagli diagnosi dopo che l'hai operato, ti fanno caso e devi pagare 20.000 dollari. Quindi ci rovinano. E a me, se c'è una cosa che non mi piace, è operare con due sintomi nascosti, perché se poi non è questo, è un'altra cosa, ci fanno a strisce. Quindi famo prima tutta l'analisi e poi la operiamo. C'era qua la paziente che abbiamo dovuto mandare a casa, che era urgente, c'era la ferita aperta. No, stavamo lì a giocare a briscola. Quella no, e questa che non ha fatto tutto, se la volete operare al volo, non va bene. Rischiamo la rovina. Questa ha già fatto tutto, ma non l'abbiamo operato. Va bene. Qui letti, posti letto. Va tutti a giro, non si capisce. Qui sono pieni e vuoti. Qui sangue, tra un mese puliamo, eh? Con calma. Mia farina. C'ha tutta anche questa. Bene, sta andando. Pazienti curati 44, sono le 5:27. Io ne vorrei arrivare al 50esimo, sarebbe un. Se arriviamo al 50esimo sono 30.000. 30.000 più 10-40 non sarebbe male. Magari facciamo un altro reparto di chirurgia per le operazioni, un'altra sala chirurgica, o anche un'altra aggeggio per la Gix. Ma non c'è più nessuno, portarci i vostri, che pareva. 45, ne ha per 5. Per 5, dai. Qui c'è qualcuno? Mandiamo a casa qualcuno. No, per 5 non ci si fa, ragazzi. Ecco, arriva qualcuno, arriva qualcuno. Ma questa no. Dove vai? No, la porta. Che è successo? Ma non. È andato via. Per 5, 4, ragazzi, 4. 3. E Plin, chi è che ha pagato? Chi è che ha pagato? Ragazzi, per 4. Non ci si fa, perché o ci si fa nel servizio notturno, ma il notturno non è molto efficiente. Comunque adesso c'è una marea, guarda, tutti a sedere non fa niente, però. Mi sa che cominciano a essere un po' troppi. O facciamo veramente un altro reparto chirurgico per la sala operatoria, che ne vedo un botto a sedere. Non fa niente questo. E costano una marea si qua, eh. Allora. Questo cosa deve fare? Quando a casa? Vabbè, ricovero, c'è la calcolosi e fammi la terapia d'urto, dai, su. Dai. Andiamola a casa. Dai. Voglio curarsi quattro personaggi, su. Un sintomo nascosto, fagli l'eco, ma al volo, non ve lo devo dire io, subito. Questa già ha avuto tutto, quindi può darsi che stanotte se ne vada, perché noi li mandiamo a casa anche di notte, mi auguro. Questo è stato operato? Infezione della ferita. Ha avuto già uno shot. Ha avuto
Ho avuto lo shot settico, nuovo aperitivo. Lo shot settico. Nuovo drink. Lo shot settico. Dai, vieni. Roba leggera. Roba leggera, la mandiamo a casa subito. Palpazione addominale, urine. TC, ascolto del parlato, sei mezzo collassata, che ti dice? Lesione addominale. Dai, dai. Vai, vai. Trasfusione sangue. Ma cioè, dipende. Ha perso molto sangue. Oh. 46 ragazzi, tanto so che non ci si fa, no? Su gioia. Quanto abbiamo guadagnato per ora? 22. Minchia. 4000. Il primo è questo reparto qua, il primo reparto medicina generale, 4000 più ricoveri, 2,4. Beh, quindi sono 6,8, 6,9. Meno 1.300 e stipendi 5000. Radiografia è un po' sceso però il consumo, eh? Era 315 se non mi sbaglio. Poi, e questo è sempre più il rosso, mi fa piacere, 4.000, 16.000 ricoveri, ha guadagnato un botto la chirurgia. Ora c'è da vedere quando scatta l'orario però. 22.000 è un botto di guadagno. Dai, andiamo a casa 4 ragazzi stanotte. La famo? Naturalmente più... Perché non c'è nessuno qua? Più abbiamo gli infermieri e i dottori abili, più se la sbrigano prima. Ovviamente, però costano un botto di più. Qui non c'è nessuno? Non c'è il notturno? Lui che fa? Lui è sempre diurno. Vabbè, però se è andato, non c'è. Sono andati via tutti. Ragazzi, 4, eh. Questo ce la fa sempre tutto. Lavoro critico 6. Va bene, anche quello poi bisognerà controllarle perché vuol dire che bisogna aumentare le stanze. Qui non va via nessuno. 1, 2, 3, 4. Qui non c'è nessuno. Vai, cambio della guardia. 4, 5, 6. 6. 6, di qua chi c'è? 7, di qua c'è nessuno, 7, e qua non c'è nessuno, sono in 7, 8, quindi se ne curiamo la metà stanotte e se ne vanno a casa, ce la facciamo, ma non ce la facciamo. Mamma sicura. Andiamo? Anche per far cambiare la guardia ci mettono 20 anni. Lo fate sto TC alla signorina? O lui ci mette 70 ore al giorno? 29%, via, giù, non è così scarso. Eccola. Trauma alla milza e quindi ci da fuori l'ascolto del parlato
contusione, lesione addominale, quindi contusione splenica. È un impatto diretto sull'addome superiore. È meno grave della rottura della mensa. Vabbè, ci credo. Quindi trasfusione, analgesico, ricovero. Chi è andato via? Qualcuno? No. L'obiettivo per la compagnia assicurativa è stato completato, raggiungere l'80% di prestigio alla fine giornata dei reparti di chirurgia generale. Il prossimo, il prossimo I2 stagista I disponibile I per l'assunzione sarà no un, ma che è balbuziente questo, degli ottimi, no, mi candidato II. Ma io, va bene, ma io volevo soldi, non mi frega a me di questo. Però non abbiamo superato, ma come zero? Ah, perché a mezzanotte mi rileva il conteggio. No, io pensavo di farmi tutto il notturno. Non ci credo, mi ha levato tutto, mi ha levato. Erano 46. Vabbè, andiamo a vedere il conteggio allora. Alla fine abbiamo guadagnato 11.000, erano 22, però cioè, le buste paga anche dei notturni. Vabbè, minchia. Cioè abbiamo 1.100 di budget, ragazzi. Stiamo andando, allora, c'è da licenziare un po' di gente, perché io li avevo messi per il reparto qua, però no, stiamo andando troppo, vabbè, di giorno poi li liberò quando tornano, non ce la facciamo, volevo fare un altro reparto per le operazioni chirurgiche, ma non ce la facciamo, troppi dipendenti ci vogliono, poi anche la sala costa 1.100 e abbiamo ancora 60.000 di prestito dalla banca. Ma che fanno questi? Tutta la notte. Quindi niente, non abbiamo superato l'obiettivo nonostante ne abbiamo curati un botto. 46 non sono pochi. E abbiamo guadagnato anche poco, secondo me. Allora, personale per le pulizie 12. Questi credo che siano dottori 21, 19 infermieri, 13 per reparto di analisi. Profitto giornaliero, qui stiamo andando su come una bomba. Era arrivato a 94.000. Poi siamo scesi giù come una bomba. Siamo arrivati a meno 106.000. Come ho fatto arrivare a meno 106.000? In confronto ai 94.000. Quindi praticamente abbiamo a meno 12.000, mi sa. Poi siamo risaliti, qui siamo un po' stabili. Perché poi vabbè, questi sono anche tutti cosi dei premi assicurativi, eh. Allora, carico della sala, sale inattive 13, cioè tutte sale con lavoro critico 1. Meno 4.000. Mamma mia. E poi recuperiamo di giorno, ma bisogna fare un po' di licenziamenti. Allora, fermi, calma. Chi è? Qualcuno ha pagato? Bene. 840. Signor Anselmi, arrivederci e a presto. Però c'è ancora un sintomo nascosto, sono sicuro che lei ritornerà. Allora, siamo a 1.400, io farei qualche licenziamento, perché tanto non ce la facciamo a comprare un'altra sala operatoria. Quindi, di questo ne basta uno. Di anestesista non servono due. 62 tali, licenziamo questo più
leggermente più scarso. 4,70, 4,4, ma come? Cioè questo costa meno e anche più bravo? Licenzia, che vuol dire? Edonista? Impiega il doppio tempo a godersi le cibo, perché c'hanno anche delle abilità proprie. Studioso, pendolare. Quindi pendolare vuol dire che potrebbe far tardi, in poche parole. E qui chirurgia, ne licenziamo quella meno brava. 13, 10, 43, azzo, brava, 43, 9, no, però questa è clinica specialista, la teniamo, quindi leviamo questa da 10. È assunta da 8 giorni, mi dispiace. Poi altro, due soli alla fine, eh. Non è neanche tutto sto licenziamento. Però questo, vabbè, questo ce lo teniamo, ormai l'abbiamo messo. Lo faremo in un futuro più avanti, questo. Vabbè, ne abbiamo licenziati due. Alla fine. Avevamo assunti 3, credo. Varici e soffragio 2, sì, dai, questi aprono così in tumi nascosti. Ma allora siete dei delinquenti assassini, mi volete rovinare. Però qui non dice ricovero, non dice operazione. Legatura elastica. Io non capisco, ma perché operate quei sintomi ancora nascosti? Santa pazienza, questi mi vogliono rovinare. Chi è? Patrizia Rossi, dai, un'altra rottura della milza. Ferita aperta, questa è un'altra. Ma la parente di quella di prima. Monitoraggio cardiaco. Fast. Come fa la palpazione? C'ha uno sbrego, fai la palpazione. Dai. Questi vabbè, i soliti. Direi che possiamo andare avanti un po' veloce. Io voglio vedere quanto si guadagna oggi, perché chi? È lei, ma perché tutta sta gente mi rovina la reputazione. Non posso fare niente, devo ancora fare tutti gli esami. Esame fisico. Chi? Mica un'operata, eh? Sindrome di Raynaud. Da Raynaud. Intorpidimento, freddezza delle dita, mani, dei piedi come risposta alla base di temperature esterne. Ma che cazzo ti devo dire? Cioè, le dita fredde, soffici, che ti devo dire? Rimedio, soffiaci. Oh, può essere, no? Chi? Chi è collassato? A mezza strada? Ok, qui c'è un bel po' di gente. Dai. Chi è? Ma ancora short sintomi, ma come fa a avere il sintomo errato se ancora ce la fa tutto qua? Dai. Comunque anche qua 5 sono troppi, secondo me. Fa troppo presto. Qua.
Ma che qui forse ne basterebbe uno anche qua, in due non c'è mai la fila qui. Bisogna cominciare. A risparmiare, qua la fila non c'è già più. Oh. 28, 29, 30. Su, cosa facciamo? Popolo d'assassini? Un'altra operazione. Oh, perlomeno questo non ha sintomi nascosti, mi hanno ascoltato, bravi. 2720 ci deve dare. Qualcun altro pagante che se ne va? Lei? Già fatto tutto? No, deve fare ancora tutto questo. Santa pazienza. Lei? Elena Marini, 1680. Di qua? Marini, ma anche questa è la Marini. Ma che sei, parenti? Ci mandate? Marini, ci avete anche gli stessi sintomi? No, peccato. Marchesi, 1003. Con due sintomi nascosti, fagli il prelievo del sangue, fallo soffrire. Poi 400 marchesi, 400 io non ti citerei a letto. 400 è tariffa. 1003 ha pagato questo. Ma scusa, era 1000. Perché 1003 qui c'è scritto 1004? E 100? Ah, qui c'è qualcosa. Qui mi stanno a fregare. Oh. 100 gliel'ha dato in nero a lei. Oh. Ma scusa. Perché a me mi risulta 1003 quando la cifra è 1004? 100 so sparire. Non è giusto. La cirrosi. Il signorino ha la cirrosi, bravo. Va bene. Comunque 1003 è ottimo. Però anche qua volendo se ne potrebbe licenziare uno. Anche se in realtà è stanco, quindi vuol dire che qualcosa l'ha fatta. Rioperazione, va bene. Qui l'RT non c'è nessuno. Qui ok. 35 pazienti alle 15. Siamo in positivo di 10.000, ma poi si cala. Pulire non ne parliamo, mi raccomando. 100, questi sono tutti, vanno da 100 a 400. Questi vanno non di più, perché ovviamente non devono fare molti esami. Però io direi che uno lo licenziamo, perché qua in 5 sono troppi. Allora, quanto troppo presto. Abbiamo Tommaso Grillo che c'è dentro tutta la famiglia. 17 specializzato, 18, 69, vabbè, la Brown è la supervisore. Ecco, questo per esempio è una specializzazione. E quindi signorina Anselmi, assunta da 3 giorni, arrivederci, grazie, può andare. Vada, vada. Questi come stanno? A posto? Questa poi non licenzia ancuno di voi, Ma perché va qua se c'è qui? Cos'è? Qui l'ho messo apposta e va là. E di adesso sono le 17.
ce n'è rimasto uno e sono in quattro a non fare niente. Questa fa finta di scrivere qualcosa, non c'è nessuno, ma che ti scrivi? Questo pure. Di qua non c'è nessuno. Anche qui un licenziamentino. Là magari lascio la stanza vuota perché magari può sempre servire, però per esempio questa quanto la paghiamo? 2,50, 3,51. Se io questa la licenzio è con noi da 9 giorni e paghiamo 250 meno. Arrivederci, grazie. E faranno un po' più di fila, però risparmiamo uno stipendio. Oggi è giornata di licenziamento, basta. Che non posso andare rosso tutte le sere io. Che è? Qui bisogna fare con il minimo, bisogna fare il massimo con il minimo, quindi ho pensato un quarto d'ora per dirla, però non avete capito. Qui non c'è nessuno, quindi gente allo stato grave non c'è nessuno. Però perché si muovono così lenta? Riposo zero. Vedi che poi si sono cotti, vedi come si muovono lentamente. Beh, muoviti lentamente, teori. 44 è il nostro limite, 44, 45, 46, qui non c'è più nessuno. Chi è Plin? Qualcuno ha pagato? Io devo perché noi praticamente il discorso è semplice, noi per riuscire a guadagnare di più, perché io penso che ogni reparto, cioè tipo questo c'ha un limite, che ne so, di 40 persone al giorno, anche perché mi sembra che questo sia pronto soccorso 5 stelle, quindi più di così non si può aumentare. Radiologia 3 stelle. Anzi, 2,5 stelle perché mancano altri due reparti. Terapia intensiva 3,5 stelle. Chirurgia 4,5, quasi 5, quindi vuol dire che funzionano al meglio. Quindi per attirare più gente bisogna aprire più reparti. Però per aprire più reparti è abbastanza problematico perché io devo ancora aprire questi quattro reparti. Devo aprire questo reparto qui che è, vediamo un po', reparto di medicina interna, però devo rifare l'ambulatorio, la sala d'attesa, la toilette, l'accettazione no, non credo, pulizia, sala comune, laboratorio, tutto. E ci vuole un botto, ci vuole di soldi. Perché se io vado qua dov'è che posso vedere, ecco, devo fare medicina interna, ambulatorio di medicina interna, toilette, sala comune, laboratorio, tutto devo fare. Poi più tutte queste cose, anzi tutte queste cose che poi si sbloccano, stanza ospedaliera, unità operativa complessa, unità diagnostica. Quanti soldi mi ci vogliono? Un botto. Questo ugualmente e questo ugualmente. Però cosa succede? Che se io le apro, a parte viene più gente, perché comunque ogni volta che ti apri il reparto, cioè tipo uno che ha un problema di questo tipo e serve questo reparto, se non ce l'ho o non viene o se viene se ne va. Per esempio in ortopedia, tutti i problemi legati all'ortopedia non vengono. Però cosa succede? Che se io li apro riscuoto anche
discorso assicurativo, perché vedete che tutti questi non sono in elenco, perché? Cioè sono in elenco ma non sono attivi, perché? Perché non c'è reparti. Vedi, abilita reparto medicina interna, abilita ortopedia, abilita cardiologia, abilita neurologia. Però per fare tutta questa roba qui mi ci vogliono, per aprire un reparto funzionale mi ci vogliono almeno 100, forse 100, 120 mila. Qui siamo a raschiare al fondo del barile, tutti i giorni andiamo in rosso. Quindi, come gioco è proprio simulativo, anche a livello di guadagno non è semplice, non è semplice, è abbastanza complicato, perché tutto è legato l'uno con l'altro. Più reparti hai, più gente arriva, più cose puoi guarire. Tipo, quanta gente prima mandava a casa perché o non potevo fare le diagnosi complete perché chiedevano questo e non ce l'avevo. Adesso ce l'ho, però ne mancano ancora due. Se non ce l'hai, o riesci a trovarlo senza, ma in alcuni casi lo rimandi a casa. Ma questo che casino c'ha? Pancreatite, meningite, mielite. Colangite, calcolosi renale, cellulite. Ma cellulite al culo. No. Cellulite. Ma sappiamo che la cellulite ne va. Vabbè, a lui ce l'ha la mano. Palla al braccio, non l'ho capita questa. Quindi poi vedete che una volta messa è usata di continuo, quindi la richiesta era anche alta. Siamo al giorno 12, l'ho messa solamente quando 2 giorni fa. Cortisteroidi. Siamo a 44, sono e ora c'è il cambio turno tra poco e non riusciamo a superare i 44. Qui l'unica cosa per arrivare a 50 è avere la botta di fortuna che magari una 40-45 li fanno giù e qua magari se ne guariscono 4-5 di notte oppure durante il giorno per caso, perché capita che i 4-5 in quel momento guariscono tutti insieme e superiamo i 50 o arriviamo a 50, basterebbe arrivare a 50. 61 250. Ah, c'è un limite. Ah, non sapevo c'era un limite di assunzioni. Penso solamente, cioè poi credo che più reparti apriamo più non so se il 250 è totale o poi aumento il reparto, aumento anche i. Ok, il budget è 17.000, sarebbe buono. Poi dopo a mezzanotte crolla. Manutenzione ambulanza 500, pure questo. Disattiva, attiva chiamate d'emergenza. Anche qua non so se si può avere più di un'ambulanza, eh? Perché per esempio qua c'è il parcheggio, c'è l'ambulanza, però vedete che ci sono altri posti. Sono 6 posti totale. Potrebbe darsi. Però vabbè, al momento non è che sia una roba molto coerente questo ospedale qua. Però poi lo decoreremo tutto a modino, eh. Diciamo che l'esterno non è molto curato, ma vabbè, se frega. Ok, andiamo avanti veloce. 44 sempre. Sale con lavoro critico. Io voglio vedere se sale con lavoro critico una volta per tutte. Quali sono? Che tutti i giorni mi sta a rompere le balle. Allora, lavoro critico va bene, ma questi vanno bene. Lavoro critico, questi va bene. Ok, questo è il lavoro mancante perché non c'è nessuno. Questo è giusto che sia così.
Allora, lavoro giornaliero basso, va bene. Medio, va bene, medio. Va bene, basso, medio. Quindi se questi sono i critici vanno bene, non c'è problema. Basso, 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 nessuno, nessuno addirittura. Giornaliero, nessuno. Questo va tenuto sotto controllo perché se non viene utilizzato, perché questo dovrebbe essere il lavoro, dovrebbe essere il laboratorio, il laboratorio di questo riporto qua. Però se non è funzionale, se non lavoro giornaliero è pari a niente, vuol dire che non serve. Poi alto. Va bene, basso, però quindi abbiamo un'altra stanza che è questa, medio, quindi ok, basso, questa dovrebbe essere la sala operatoria, questa se non mi sbaglio, e basso, perché ci mettono tanto tra un'operazione e l'altra, non capisco perché. Nessuno addirittura, ok, questo è il recovery, l'RT. E basso, quindi l'unico, gli unici alti sono quelli che vanno bene così, devono essere alti. L'unica cosa è questo non sta lavorando, quindi o non serve oppure è un caso che magari oggi non ha lavorato. Però se devo tenerci due persone non fa niente, almeno che non ho sbagliato, perché questo è il reparto. Un po' controllare questo reparto di chirurgia, quindi lei dovrebbe fare da laboratorio a questi ed anche a questi, però a tutto questo reparto qua. Quindi serve, come fa a non averne nessuno al pomeriggio? Sembra un po' strano. Va bene, questi stanno sempre come stanno. Io licenziamenti ne ho fatti 3, mi sembra, 3 o 4, di più non ne posso fare, sono proprio nel limite, c'è questa stanza in più, ma poi apriremo un'altra sala chirurgica, però se il lavoro è basso forse non serve neanche, servono più dottori e infermieri che facciano magari doppio turno il pomeriggio, così fa una doppia operazione. Perché credo che sia basso perché non ci sono abbastanza dottori e infermieri che operano, perché comunque sono in 5 o 6 quando operano. Quindi magari fanno un'operazione ogni, non so da cosa dipende. Se dipende, magari che devono essere liberi anche da tutto il resto. Quindi quando saremo un po' con i soldi aumenteremo il personale, proveremo a vedere se aumenta il carico di lavoro della sala operatoria, altrimenti niente. Non so se dipende dal numero dei pazienti o dal numero di sala operatoria, cioè vedere. 4. Mamma già zerato. Andiamo a vedere il conto. 6.000. Beh, ieri 11, ieri l'altro 10, quindi oggi abbiamo guadagnato meno. Mannaggia, è un licenziato, eh? E abbiamo guadagnato meno. Forse perché le paghe di licenziamento ancora. Guglielmo Farina. Contusione e splenica epatica.
Sono inattivi 12, vabbè, la notte è abbastanza normale. Campionamento, urine, prelievo sangue. Vai, fai il TC subito mentre sono distratti che c'è il cambio della guardia, sennò qua ci metti 20 anni. Che ha fatto? Che c'ha? Fai l'esame fisico, fai tutto. Oddio, Caruso, dagli te con sta mano. Ma che ti devo fa? Vaso dilatatori, farmaci che rilassano i vasi sanguigni, vai. Così non rompi le balle. Vabbè, quell'altro è stato portato su. Un altro diagnosi errata. Questo c'ha tiroide di Hashimoto. La tiroide di Hashimoto è una malattia autoimmune in cui il sistema immunitario distrugge gradualmente la tiroide. Ah, complimenti. Laringite e faringite. Allora ti facciamo una bella laringoscopia, ispezione cavità orale, ispezione di cavità nasale, esame fisico. Vai, così la prossima volta non torni più. E passa la voglia. Ora vediamo qua con quattro medici se se la cava e voglio vedere qui con un medico se se la cava. Poi anche se c'è un po' di fila mi va bene, basta che non se ne vadano perché poi il cambio turno se ne vanno. Quindi è importante che li faccio tutti, poi se aspettano un po' aspetteranno, che se ne frega. Meglio che aspettano un po' che tenere due medici senza fare niente. Ok, qua c'è un po' un botto di gente, però sono comunque in quattro, eh. Questo si fa la GIS, tanto è gratis, che te frega. Posta, contusione della toracica. Dai, 400. Famo conto che ce l'ho già in tasca. Conti. Campionamento microbiotico. Vali, vali. Questa gioca a poche. Va, tutte e due. Solitario. Solitario, tutte e due al solitario. Tacci, osti, tacci. Mi siete in due pure. Vai, preso il bigliettino. Qua c'è un po' di fila, ma neanche tanto. Facciamo l'ultimo giorno, ragazzi. Lexino! Grande Lexino! Come va? Allora. Aumento di peso. Signora, se aumento di peso viene all'ospedale, allora ci dovrebbe andare tutto il mondo. G. Glomerulonefrite, ma il nome più semplice? La glomerulonefrite è un'infiammazione dell'unità filtrante dei reni. E di infiammazione dei reni, no? Può essere causata da un'infezione di autoimmunità, tutto per far fico. C'è infiammazione dei reni. L'idea è una pomata e una pedata. Così è a posto, paga. E siamo tutti più. Questo dove va? Stava in bagno. Che palle. Che palle, ragazzi. Chi è che questo? Ma poi che collassa a casa tua? Ma proprio qui vieni a collassare. Collassa a casa tua e nessuno ti dice nulla. Mi sa che qui uno da solo non so se ce la fa tanto bene. Un altro! Ma che è la fiera del collasso? Oh! Basta! La sagra del collasso. Bravo, bravo, vai. Allora qui uno da solo collassano tutti. Vabbè, ma sono in quattro, dai, più due collassati. Fammi un po' vedere lei. Lei è stracotta, veramente. No, via, non ce la fa da sola. Non ce la fa.
Bisogna assumerne un altro. Lei ha zero di fame, vescica, cioè sta per esplodere. Comunque, se volendo c'è anche la bottiglietta, me la fa lì e continua, non è che. Allora, ci assumere un altro che dà sulla crepa. Ora ne assumiamo una con anche chirurgia operatoria. Però ci costa 631. Ah, io direi andiamo su 22 il cinese qua. Come si chiama? Pietro Grillo, ma come? Cinese Pietro Grillo? Basta questi Grillo, ma tutti Grillo, basta. È cinese Pietro Grillo, boh. Vabbè. Dai che abbiamo vinto tanto, dai, prima che collassate in 700 qua. Questo che gli famo? Monitoraggio, ascolto del parlato, c'è un sintomo morbo di grave, è grave, è morbo di grave. Morbo di grave è una patologia endocrina in cui la ghiandola tiroide produce un eccesso di ormone tiroideo. Palpitazioni, stanchezza, timori, perdita di peso. Cioè, quello è più a peso. Questo perde peso. 300. Poi solamente 300 ci dà tutto questo. Qui non c'è già più nessuno, ragazzi. Sono le 16. È già finita la fila. Mannaggia. Vai, ne licenzio un altro, voglio vedere. Dalle 16 non c'è già più nessuno. Questi mo dalle 16 fino alle 18 cosa fanno? Ce n'è due. Basso. Qui non c'è nessuno. Questo. Grillo. C'è tutta la famiglia. Famiglia e parenti. Itterizia, siamo a 21.000, 21.000 dollari. Questo che cos'è? Pylori rilevato. I tecnici hanno scoperto anticorpi specifici relativi all'Hello Butter Pylori, un amico. Lello è un amico. Lello Pylori è un amico. Ogni tanto ci viene a trovare. Caro Lello. Se leggi Lello Pylori è una roba. Va bene. A questi due ci ha messo le radici. Tutto il giorno sono lì. Luca Palmieri. E che c'ha Palmieri qua? Cirrosi. Nausea, febbre, litterizia. Perdita di appetito, stanchezza. Ma c'è il dietologo qua, abbiamo reparto? Cioè, quello perde peso, quell'altro prende peso, questo c'ha perdita d'appetito. Ci faccio miliardi. E qui che gliele fa? E fagli boh, l'urina e il sangue. E ascolta il parlato, devo dire. Questo Lombardi 5.000. Oh, Lombardi, Lombardi bello. Ti operiamo subito. Vai con binario. E anche la stazione ti metto con 5.000 io, eh. Ti metto anche la stazione se vuoi. Questo quando ci paga famo festa. Ma io questo lo posso seguire, posso mettere come preferito? Vorrei metterlo come preferito. Rinomina personaggio. Caro, caro Grillo, no, caro Lombardi, ormai c'è un testa Grillo. Gastroscopia, analisi feci, ti facciamo tutto quello che vuoi. 5.000, capirai.
E quando l'ho mai vista io 5.000. E qui non c'è più nessuno, ragazzi. Ma questi sono in quattro. Stanno a girare i pollici. Guarda tutte le infermiere come gli vanno. No, dov'è? Dov'è? Sì, comunque c'è troppa gente a giro, Questi dannate, tutti zombie, tutti cotti. Sembrano zombie, sembra. Dove vanno? Perché gli manca, secondo me, gli manca. Gli manca una cosa, secondo me. Per quello vanno a giro così e non concludono niente. Gli manca sempre qualcosa. Dov'è? Gli manca la sala di svago, come la vogliamo chiamare. Lo svagatorio. Dov'è? Non ce l'hanno, ma allora se non ce l'aveva la sala comune, che mi sa non c'è. Sala comune e non ce l'hanno. Io la sala comune ce l'ho, ma ce l'ho per forse per questo, ma neanche. Ma qui c'è una sala comune, sì, c'è per lui. E no, ma questa che sala comune è? Per chi è? Sala comune 0, sala comune 1, quindi questa è la sala comune per chirurgia, non c'è per terapia intensiva, quindi va fatta per terapia intensiva, ma non possono fare 1 e 1, ma perché rompite le balle? Fate 1 e 1, no? Cioè fate per tutte e due le parti. Cioè questi non ci vanno perché di un reparto invece che un altro. E fate tutto uno. Ma che pirloni che siete. La farò qua, poi allungherò, la farò qua. Credo che sia per. No! Fermi, finito il turno! Due vanno a casa. Basta che non mi vada via quella da 5.000, Quindi diciamo che con uno solo, anche se poi l'ho assunto dopo, due li ho persi, ok. Sotto non c'era nessuno, quindi non abbiamo perso nessuno, abbiamo fatti 38. Ma quello era 5.000? Io devo trovare quello era 5.000. Caruso, no? No. Dov'è? Questo vorrebbe giocare a videogiochi, non so come mettergli. Magari un televisore qua si potrebbe pure mettere. Questo è niente. Dov'è quello da 5.000? 3.200. Non credo abbia pagato. 300, questo è 300, è morto. No, ma dov'è quella 5.000? Non mi dite che è andato via, perché vi licenzio a tutti. Non c'è, sparito. L'avevo messo tra i preferiti pure. Fammi un po' vedere se riesco a beccarlo così. Fissa, un'altra scheda per non farla chiudere automaticamente. No, l'avevo messo, l'avevo solo fissata però. Non ci sei scappato. Cioè questo è scappato e non ha pagato il conto, eh? Oh, e non ce n'è più. Sei 30, mamma mia, 360 facevo neanche entrare 360. 360 solo da lontano, se ci passavi da lontano ti facevo pagare 360. Mi è sparito, se non ha pagato.
Allora, arriviamo a mezzanotte, vediamo quanto ci costa il tutto. Poi ragazzi, concludiamo. Comunque questo secondo me ragazzi è un gioco carino da portare ogni tanto, eh. Non è malvagio. Ora fosse tutti i giorni sarebbe un po' magari un po' troppo, però. Sale col lavoro critico 4 che sono quelle giù, ok, va bene. A me quello che mi piace è che è molto realistico. Ma io ho sentito un plin, mi sa, eh. Un risogno. 5 sono andati via. Perché in 5? Scusate. Frena, 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 frena. No, il cinese. No! Quello da 5.000. Perché è andato via? Ha pagato, no. No, questi non hanno pagato. No! Perché? Perché è andata a casa? Ma ritornerà. Ma non ti abbiamo fatto niente. No, ma ritornerà, sta aspettando l'analisi delle feci, no? Io gli avrei dato il letto però. Siete bischeri. Ho uno che ci deve dare 5.000, 5.000 l'ho mandata a casa? Gli date il letto. Ma la prossima volta gli do il letto, eh. Io spero ritorni fortemente. Bassi. Zero, vabbè, chi se ne frega. Zero. Ma io spero che quella 5.000 ritorni. Ora sono curioso però, eh. Si vede che non aveva letto, è andata a casa per la notte, se non muore, ritorno, ma io 5.000 non me la sarei fatto scappare. Mi avrei fatto trovare il letto con i petali di rosa sopra, ma non l'avrei fatto uscire. Ma intanto qui fanno quello che fanno, va bene. Lui cosa deve fare alla fine? Che è un mese che è qua. Niente, vabbè. Antidolorifico, beta bloccante, infusione. Cioè, se le poteva fare anche a casa ste cose qua, eh. Ehi, te valeva una nottata liscia mai, eh. Dov'è? Niente, ha fatto uno scherzo. C'è nessuno. Vabbè. Ah, eccolo. Che c'ha? De Angelis, tutto, c'ha tutto. Ah, ecco, contusione renale. Fai anche il TC che tanto ho usato. Il nuovo di pacca deve fare rodaggio. Vai. Tanto questo non occorreva neanche perché vengono tutti con la barella alla fine. Non serve neanche. Vai. Tomo renale. Dai, contusione renale, su. Famo l'urina intanto per ricovero. 1.800 già, eh. Bene, bene. Che continua ad esserci sudicio, la fa schifo, va bene, fa salute, anche quello fa anticorpi, forma gli anticorpi, sale con critico 1. Io voglio sapere se torna quello da 5.000, io voglio sapere solamente quello, l'ingresso non mi interessa. Torna?
Intanto fatemi vedere quanto abbiamo guadagnato. 4.000, mi fa sempre meno. Che bello, sto 3.000, io non capisco perché sto meno 3.000. Sempre meno, ragazzi. Yuhu. Bene, bene. Mi fa piacere, sono contento. Se questo non lo possiamo chiuderlo, questo che non utilizziamo. Bassi. Va bene, bassi. Ci devi mettere. Ma la 5.000 dov'è? Che ci salva? Il cinese? Dov'è il cinese? Non mi dite che è un turno più, ragazzi, avete fatto una cazzata grossa come una casa. Vieni, ne avevo tre di letti, non uno. Eccolo, no! Questo ce l'aveva 1.300, ma io posso... Sì, fai la giovizzo, vai. Vai, vai. Vai al cinese! Sopra, comandiamo. Ehi, oh, tutti, tranne il cinese no. Vengano tutti e il cinese no. Vai, vai. Lasciaci proprio il dottore. Appena viene lo ingabbio, mi metto a catena al collo. Gente così non va fatto uscire. Gente che ci deve da 5.000 dollari. Inventiamo che c'ha la rabbia, la scabbia, tutto quel che vuoi, ma non devono uscire, li mettiamo in quarantena. No, non torna più questo, mica è scemo. 5.000 non... deve pagare 5.000 dollari, non si fa più vedere questo. Muore in casa piuttosto. Posto giro oggi di qua, eh? Vedi che sta lavorando comunque il laboratorio. Ah, oh, questo sembra che è andato via, non c'è più. E il cinese, ciao. Tanto si sa che se muore il cinese nessuno lo sa. Finito, 18 e 20, di già. Cinese 5.000, ciao. Maledetto. Ah, eccolo qua, buoni, 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 frena, era già rientrato, non ha detto nulla a nessuno. Carlo Lombardi. Allora, tutto, famoni, tutto, che bello, bentornato, signor Lombardi, che bello vederla. Le facciamo tutte le analisi del caso, signor Lombardi, le varici, le fari, le varici, le fari, le varici esofagee. Sono vena normalmente ingrandite dall'esofago. Ma non si preoccupi, la sistemiamo. Facciamo una bella raccolta feci, esame fisico, colloquio, tutto quello che serve. Tiene ben un po' di steroidi pure, così vengono anche due belle puppe. E allà! Queste le bisogna dare subito a letto. Voglio vedere questo che paga. Voglio vedere altro. Ancora un sintomo nascosto, eh? Ok, ora. Il laboratorio non funziona però adesso. Ce l'aspetta domani. Io posso mettercelo? Ah no, c'è una persona che dovrebbe fare il notturno.
Va bene, allora ci penserà lei, eh. E gioca a carte. Allora, deve fare il coso delle feci. Il paziente non trova... Chi è? Chi è? Che fa? Che è successo? E cosa deve... Ecco, non lo posso fare. Non le posso fare queste robe qua. Ecco perché non c'è nessuno di notte. Un attimo. Ma lui sta fuori all'ego. Perché quell'altro non lo può fare? Vabbè. Se lui lo fa all'ego, perché quell'altro no? Vabbè, il cinese, Lombardi. Mi dispiace, ma c'è Lombardi prima, eh. Fa il TC. Perché quello sotto ci mette 70 anni. Purtroppo. Oh, Lombardi. Dov'è Lombardi qua? Il cinese. È scappato. I miei soldi. Ma è scappato il maledetto. Ah no, dov'è? Eccolo, maledetto, non me li fa più sti scherzi. Ste feci gliele facciamo? Ecco, dove vai? Piano. Oh, che palle questo. Dove è andato? Dove è andato? Oh. Ok, ci sono le analisi in corso. Intanto lo stiamo curando. Dai, vitamine, tutto, io do tutto. Ecco un bacino se lo vuole. Quando paga? Deve andare al bagno. Disagio. Quindi è altissimo il disagio. Sangue nelle feci. Quindi si conferma la diagnosi. Vediamo pure i fans. Tutto. Basta che lei mi guarisca. Ah, ma deve essere operato? Deve essere cauterizzato. Allora ci metto un bel po'. Va bene ragazzi, intanto che aspetteremo l'operazione la prossima volta del signor Carlo Lombardi qua, che ci deve 5.000 e ci risolleva di molto il morale. Io direi che vi ringrazio per la compagnia, ci vediamo domani alle 5.30. Vi ricordo che poi la live verrà postata anche il giorno dopo su YouTube, quindi domani verso le 2 del pomeriggio verrà postata su YouTube, e su Twitch la live tutti i giorni alle 5.30. Quindi se volete iscrivervi potete benissimo farlo sia su YouTube che su Twitch. E niente ragazzi, io vi ringrazio per la compagnia. A me questo gioco, diciamo, piace, secondo me è carino da portare ogni tanto. E poi niente, domani porteremo credo Football Manager, che lo voglio portare avanti, il gioco anche quello molto simulativo, ma a chi piace il genere, a me piace, anche se diciamo che non è molto, diciamo FIFA è un genere un pochino più semplice come discorso manageriale per quanto riguarda la carriera, però è molto più dinamico. Football Manager è più di, diciamo, di statistiche, più di queste cose qua, però è molto molto più simulativo, cioè quello è veramente un simulatore secondo me, e quindi è molto più profondo, c'è da starci un attimino più dietro, c'è da capire un pochino più le dinamiche, diciamo che a impatto non è che rende così come
come può rendere un FIFA, però ho intenzione di portarli tutti e due. E quindi niente, ragazzi, dai, ci vediamo domani alle 5:30 e grazie a tutti, ciao ciao.